Pachi Arcella e Anna Di Maria vi danno il benvenuto ad una nuova puntata di Voucher, il turismo in onda. E qui da Napoli, dalla BMT, partiamo e andiamo a conoscere tutte le novità per la stagione 2021 e anche per il 2022 e per il 2023. Andiamo! Di Voucher abbiamo con noi Massimo Diana della Ota Viaggi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voi trattate prettamente villaggi, strutture in Italia? Prodotto di punta, sì, esatto, prodotto di punta alla Sardegna, il nostro core business. E molto felici di avere quella come destinazione principale del nostro tour operator, anche se devo dire la verità, stiamo crescendo tanto anche sulla Sicilia e sul resto del sud Italia. I vostri villaggi sono, diciamo, per le famiglie, puntate a una clientela mista oppure sono diretti a una tipologia particolare? Ma diciamo che riusciamo a soddisfare le esigenze di tutti. Abbiamo sicuramente il target familiare, quello che è va per la maggiore. Però negli ultimi anni ci siamo specializzati anche per quel target di persone che invece preferiscono un tipo di soluzione fatta per coppie, oppure chi preferisce anche un po' il lusso, quindi c'è gente, gli altospendenti, che gradiscono invece delle riservatezze fatte con i fiocchi, come diciamo noi, quindi riservare determinati servizi per loro, per la loro vacanza. Quindi veramente siamo riusciti a completare la nostra programmazione andando a rispondere alla maggior parte di quelle che sono le richieste che vengono fatte nelle agenzie di viaggio. Perfetto, allora siamo qui alla BMT di Napoli, la prima fiera in presenza, quindi dopo questo lungo, diciamo, stop che abbiamo avuto a causa del Covid, quali sono le previsioni di Ota Viaggi? Allora, sicuramente la BMT dà l'ennesimo segnale di ripartenza al mercato. Oggi possiamo dire ufficialmente che tutte le nostre strutture sono aperte e quindi per fortuna si vede una previsione di una estate 2021 con numeri in crescita rispetto a quello che è stato a me la parentesi dell'estate 2020, e la sensazione di tutti è che per fortuna la stagione avrà anche un allungamento verso la fine, quindi con una presenza su settembre e anche inizio ottobre di nuovi clienti in un periodo di stagione che invece era generalmente di chiusura. Bene, ringraziamo Ota Viaggi e auguriamo a tutti di contattarvi per una prossima vacanza. E io la ringrazio a lei.
Gianluca Viscovo a rappresentare in questa occasione qui a Napoli i grandi viaggi, 90 anni di storia non li dimostra, una realtà turistica importantissima ai vertici. Allora quest'anno cosa prevede? Allora, 90 anni dei grandi viaggi, quest'anno un anno importante, un anno di ripartenza, riprendiamo di nuovo una marcia, riprendiamo un attimo la velocità che avevamo lasciato un anno e mezzo fa. Abbiamo dei nostri prodotti di punta in questo momento che portiamo sul mercato italiano, i prodotti di proprietà, strutture di proprietà, il Santa Giusta in Sardegna, il Santa Clara sempre in Sardegna, Costa Smeralda, in Sicilia, zona sud della Sicilia, il Marispica e il Baia Samuele, e la novità di quest'anno che ritorna in programmazione dei grandi viaggi è Le Castella, una struttura meravigliosa, Pizzo Calabro, quindi in Calabria, e la riportiamo ai fasti che merita, e quindi proponiamo anche una destinazione fantastica sul mercato italiano, che è appunto la Calabria, che è mancata negli ultimi anni della nostra programmazione. In attesa poi di riprendere anche, ma siamo pronti perché la programmazione c'è, esiste, e continuiamo comunque a mantenere una linea di collegamento, di contatto a livello informativo con le agenzie di viaggio, che comunque dimostrano grande interesse per quella che è poi invece una programmazione estero, tutto quello che è la programmazione estero dei grandi viaggi del mondo, in particolare sulle nostre strutture sempre di proprietà in Kenya, a Zanzibar e alle Seychelles. Diciamo che per l'estero ci siamo quasi, per l'Italia siamo prontissimi, la ripartenza sia con voi, e ci ritroveremo come sempre con gli aggiornamenti e con i GD. Grazie, grazie. BMT, la ripartenza è offerta proprio da questa grande fiera in presenza, ed è anche l'occasione per festeggiare attraverso un grosso evento fuori fiera il compleanno, ovvero 20 anni di progetto Viaggio e Marketing. Abbiamo Anna Di Maria che lo ha creato, cara Anna, che poi collaboriamo insieme per tante cose belle. Sì, infatti, come dicevi Pachi, progetto Viaggio e Marketing quest'anno compie 20 anni di attività. E contemporaneamente alla costituzione è anche partito il tour operator 27 viaggi. Viaggi tailor made, già 20 anni fa si parlava di tour enogastronomici con Spider d'epoca, corsi di formazione con i più grandi chef stellati, incentive, team building, gruppi, eventi di varia natura. 5 anni fa circa è nato una unione proprio con te Pachi, lavorativa, dove abbiamo unito la comunicazione al turismo, e quindi è nato Voucher Il Turismo in Onda, un programma televisivo dove diamo risalto a tutto il mondo del turismo e del suo indotto. Organizziamo eventi proprio per promuovere località, strutture, anche navi, perché abbiamo infatti realizzato la Voucher Cruise, la Voucher Exhibition, attraverso la quale promuoviamo anche il mondo artistico, perché bisogna ricordare che una componente importante del turismo è anche l'intrattenimento. Quindi siamo stati a Roma, Cinecittà World l'anno scorso, quest'anno saremo anche in altre strutture. Per finire, 2 anni fa è nato anche un progetto di turismo umanitario, Parto e Porto. Direi che insomma sono soddisfatta di questi lunghi anni di esperienza che mi hanno portato sempre a rinnovare sempre più il prodotto turismo e accontentare i turisti sempre più esigenti. Calanit
Goren, direttrice dell'Ente del Turismo di Israele, presente in fiera qui a Napoli per raccontarci il suo paese in questo momento storico. Buongiorno, shalom a tutti. Sono un po' più contenta di essere qui a Napoli perché il mercato di Sud Italia, come tutta l'Italia, è importante per Income Tourism in Israele. Israele ti aspetta perché Israele adesso è il paese più sicuro al mondo, con tutti i prodotti bellissimi a Gerusalemme, a Tel Aviv, Mar Morto, la Galilea e il deserto. E la cosa importante è che adesso da luglio ci sono nuovi diretti voli di luoghi importanti per italiani attraverso Israele, cioè da 4 ore basta da venire in Israele, che sempre è pronta per accogliere italiani. Quindi noi siamo felicissimi e possiamo curiosare anche un po', perché voi avrete dei siti, avrete la possibilità di consultare quali sono le vostre indicazioni che date, dove? Indicazioni per Israele, wow, dove iniziare? Innanzitutto Gerusalemme e Tel Aviv. Gerusalemme è l'ombelico del mondo, con il centro storico, con dove tutto è nato, e anche non solo quello, perché ci sono anche la cultura e la gastronomia, e poi Tel Aviv. Tel Aviv è solo un'ora da Gerusalemme. La cosa bella di Israele è che è un paese piccolo, più o meno lo spazio di Lombardia, però così ricca di storia, di esperienze. Quindi dopo Gerusalemme c'è Tel Aviv, è una città che sta proprio sulla spiaggia, una città di business, però una città di divertimento, del musica per tutti quanti. E poi è facilissimo andare al nord, a Nazareth, al lago di Tiberiade, tutta la Galilea e al Golan, dove sta anche a Galilea, sta dal Galileo ovest del mare Mediterraneo, e più sud c'è il deserto splendido, con la natura che è, come si dice, mozzafiata, e lì dal deserto è friendly desert, perché c'è lì da alberghi lussi e anche la possibilità di fare campeggio o kibbutz, un prodotto che c'è solo in Israele, è una comunità che lì c'è anche la sostenibilità e la possibilità di andare con percorsi di bici e i cammini, che anche ci sono cammini nuovi per pellegrinaggio, e 3 musei nuovi della custode della Terra Santa a Gerusalemme. Poi dal Negev c'è il Mar Rosso e Eilat, la città di Eilat, come Miami del Medio Oriente. E quindi solo la cosa unica che dovete fare proprio oggi è andare al nostro sito Go Israel, oppure visitate Israele, la nostra pagina in Facebook in italiano, e Israele ti aspetta, a presto, shalom! Noi siamo stati onorati di aver intervistato, ecco, la direttrice dell'Ente del Turismo, e ci ritroveremo presto perché è sicuramente una terra tutta da amare. Manuela Miraudo di Blue Hotel. Siamo qui a questa fiera proprio in presenza, con l'auspicio appunto di una ripartenza. Quali sono le vostre destinazioni, dove sono collocate le vostre strutture, quali sono anche le tendenze, ecco, le destinazioni che stanno andando maggiormente? Allora, direi per fortuna una fiera in presenza, perché dopo questo periodo veramente duro un po' per tutti, soprattutto per il settore del turismo, questo è un segnale a mio avviso molto molto importante per la ripresa del turismo in Italia, ovviamente in Europa e nel mondo. L'Hotels è una catena alberghiera con 31 strutture in tutta Italia, andiamo dal lago alla montagna, ovviamente al mare, Sardegna, Sicilia, Puglia, Toscana. E proprio la Puglia e la Toscana sono quelle destinazioni che in questo momento stanno dando tante soddisfazioni, perché comunque sicuramente la gente preferisce spostarsi in auto piuttosto che prendere un mezzo, come può essere appunto l'aereo, e quindi sicuramente queste destinazioni sono quelle che stanno andando maggiormente. Facciamo un po' più difficoltà sulla Sardegna, dove ovviamente servono dei vettori per muoversi e dove i voli e anche i trasferimenti non sono proprio così frequenti, e anche per esempio le stazioni del Lago di Garda, perché lavoravano molto con il turista straniero, anche se stiamo vedendo molti italiani.
speriamo che dall'1 luglio, con l'inserimento del Green Pass, ci potrà essere una ripresa maggiore anche con l'Europa, diciamo. Benissimo, quindi un auspicio per tutti, quindi per prenotare i Blue Hotel ovviamente nelle agenzie di viaggio oppure? Assolutamente, tutte le agenzie di viaggio sul nostro sito www.bluehotels.it, anche online ovviamente, o chiamando il nostro centralino. Ottimo, grazie. Leonardo Massa, MSC Crociere, il country manager di MSC, ti abbiamo intervistato in tutte le fasi di ripartenza, i protocolli eccetera. Adesso siamo qui a Napoli, la prima fiera in presenza, proprio come diciamo ripresa, come simbolo di ripresa del turismo, anche se voi a tutti gli effetti non vi siete mai fermati. Avete sempre novità, le ultime novità, oltre che di navi, delle quali vogliamo sapere tutto, c'è anche un accordo importante, vero? Verissimo, un'estate ricca di novità, la prima che arriverà ad agosto, la nave più grande mai costruita in Italia da Fincantieri MSC Seashore, e navigherà su crociere di 7 giorni toccando i porti italiani di Napoli, Messina e Genova, e poi nuove destinazioni. Da luglio navigheremo anche in Nord Europa, abbiamo fatto un accordo con l'Italia per cui ci saranno voli diretti dall'Italia sul Nord Europa per poter garantire vacanze in totale sicurezza ai nostri ospiti. E poi, pensando a quest'inverno, abbiamo chiuso un importante accordo con l'Arabia Saudita, quindi per la prima volta nella storia crociere regolari in Arabia Saudita e Mar Rosso, con un itinerario straordinario, Dubai, dove ci saranno anche dove ci sarà anche l'Expo per il 2020, e poi speriamo a giorni di poter annunciare un ritorno anche sull'area caraibica. Quindi, voglio dire, in un mare in tempesta che in questi mesi ha accompagnato le nostre vite, incominciamo a scorgere un po' di bel tempo e di acqua serena all'orizzonte. Ottimo, non ci resta altro che ripartire con le crociere, con nuovi itinerari e quindi su nuove navi. Grazie. Assolutamente, vi aspettiamo a bordo delle nostre navi e buon vento a tutti. BMT, una grande realtà che ha dato proprio il rilancio all'indotto del turismo, e soprattutto Angioletto De Negri, il presidente, è un po' l'anima di questo rilancio. Infatti l'ho creata e l'ho curata fino a quando si è potuto fare le fiere, che ormai sono passati 2 anni senza fiere, e io ho osato aprire questo evento oggi, e penso che da quello che si vede stiamo ottenendo un ottimo successo. Anche il ministro, diciamo, lei ha ospitato il ministro quest'oggi per far capire in un dibattito che c'è voglia di normalità. Assolutamente sì, ha accettato che noi non avevamo un ministero fino a pochi mesi fa. Quindi lui ha accettato di buon grado, quando io l'ho chiamato, l'ho battezzato, lei deve essere il nostro riferimento, come se fosse una famiglia, e lei è il nostro capofamiglia. Quindi si deve adeguare alle nostre esigenze, e lui ha promesso, ma credo che questo ministro non è un ministro da promesse, è un ministro del fare,
E la cosa ci è piaciuta a tutti i miei colleghi, perché l'anomalia che io faccio il tour operator da 45 anni e organizzo una fiera sul turismo, cosa che al mondo non esiste. E la prospettiva futura come si preannuncia? Guardi, quando parlano di ripresa, il concetto è solo questo, che c'è la ripresa del nostro coraggio a riprendere l'attività, in quanto per qualsiasi cosa che è ferma da 2 anni, pensiamo a una macchina. La macchina ha bisogno del carburante, ha bisogno di gonfiare le gomme, quindi tutti i vari ristori ricevuti dal vecchio governo, un pizzichino alla volta e qualcosa ancora dobbiamo ricevere, sono andati già via. Quindi oggi come oggi è vero che c'è stato per fortuna il discorso del vaccino che ha fatto in modo che noi oggi abbiamo potuto fare la fiera, ma fino a 2 mesi fa era vietato fare le fiere. Quest'anno, diciamo, grazie al buon governo di questo momento, ma senza guardare ai colori, alla capacità e il coraggio che hanno avuto di aprire il discorso alle fiere, il discorso a eliminare il coprifuoco, eccetera, fatto in modo che oggi ci siamo rivisti dopo 2 anni. Quindi è una famiglia che si è riunita e abbiamo eletto il ministro, il nostro capofamiglia. Perfetto, allora tanti anni di BMT e tanti ancora ci aspettano. A che edizione siamo giunti? 24esima. Era difficile farla perché l'abbiamo tentata 3 volte per farla, però ci siamo riusciti anche con successo, quindi questa è la cosa più interessante, perché in effetti i colleghi, parliamo di grossi operatori con migliaia di personale, con fatturati enormi, sono stati qua, mi hanno, diciamo, confortato ad avere il successo. Io sono un associato a STOI, che è la maggiore associazione di tour operator, che sono qua in presenza. Poi fra l'altro c'è questo che ho detto al ministro, anche il piacere di fargli avere un bagno di folla del turismo, perché lui non è stato mai una fiera del turismo, pur essendo, però è stato eletto da pochi mesi, quindi torna tutto. Lui è stato contento, noi più di lui. Io vorrei solo fare un invito ai 25 anni, che sarà una festa, mi auguro, strepitosa, dovrebbe essere, perché 24, 25... Assolutamente sì, noi siamo poi famosi per queste feste, perché ogni anno facciamo la festa del sabato sera, però quest'anno non l'abbiamo potuto organizzare appunto perché non sapevamo come fare, ma abbiamo fatto delle feste bellissime invitando tutti il sabato sera, per esempio al Museo Pietrarsa, abbiamo fatto feste ma di centinaia e centinaia di persone con successo, era un momento di saluto dopo la fiera, speriamo di poterla fare il 25esimo anno, che poi è a marzo, capita a marzo prossimo, perché di solito tradizionalmente la BMT capita nel mese di marzo. Perfetto, allora a questo punto non ci resta altro che aspettare il prossimo. Ci ritroveremo qui a Napoli per la BMT 25esima edizione. E noi di Voucher non possiamo che ringraziare il presidente che ci ha onorato di questa intervista e resi partecipi proprio di questa ripartenza. Noi che seguiamo tutte le fiere e ripartire da Napoli, domani abbiamo anche un fuori fiera a bordo dell'imbarcazione Patrizia della famiglia Aponte, gli armatori Agnello, Maurizio e Bruno Aponte, proprio che trattano anche gli itinerari più conosciuti al mondo e più prestigiosi, quali Capri, Procida, appunto, vogliamo parlare anche di Procida, la città della cultura, e quindi un ringraziamento sentito da parte di tutti, e quindi Voucher in onda a partire da Napoli. Io ringrazio voi perché in effetti ospiterete domani
i nostri partecipanti, quindi è una sinergia importantissima. Fra l'altro io, che ho qualche anno in più degli altri, conosco bene la nave perché ho la fortuna di abitare sul porto di Napoli. E quindi ho avuto occasione di vederla posteggiata, i vari moli, ed è una nave che mi ricorda... È vintage, difatti è una nave che mi ricorda l'inizio della mia carriera, che l'ho iniziata con Guido Grimaldi, e penso che, parlando di Guido Grimaldi, chiunque sa che parlo della flotta Grimaldi, che è stata per me l'unica... università fatta al fianco del patron della Grimaldi Siosa, allora, perché vuol dire che quando mi sono avvicinato a vedere il modello l'ho riconosciuto come una nave bellissima. Invito i signori a Ponte a contattare proprio il nostro settore, che sono, noi siamo i tour operator. Oggi con la pandemia abbiamo scoperto il turismo di prossimità. Io ho scoperto i casali, per esempio, in Umbria. Oggi, facendo i tour, diciamo, anche nel Golfo di Napoli, quello è il turismo che oggi... Turismo lento, diciamo, turismo lento, però, dà la possibilità di gustare e assaporare i particolari... Di gustare la nostra terra, il nostro mare, il nostro prodotto. E quindi bisogna investire in questo tipo di discorso. Io ho investito in Umbria, ripeto, e ho avuto soddisfazioni enormi, perché famiglie numerose, io ho 4 casali in Umbria, e credo che svilupperò, eppure io sono un operatore storico di Viaggi del Rune, ha 46 anni, abbiamo fatto, però con il tour, con il lungo raggio, che oggi è chiuso, e allora ovviamente ci diamo da fare per trovare il turismo di prossimità. Stiamo parlando della nave, del casale, delle barche, di tutto quello che può essere. È un turismo lento, quello che è, non è forse ricco, ma è accessibile a ogni porta. Oggi le famiglie sono impoverite, ma non solo le famiglie, l'economia non va più come nel 2019, però la vacanza oggi, vedendo l'affluenza che c'è qua in fiera, vuol dire che qua ci sono solo operatori turistici e agenzie di viaggio. Se ci sta folla il primo giorno dopo la prima fiera in presenza, penso che ci sta la voglia di viaggiare, con portafoglio meno pieno, ma dobbiamo insistere col turismo di prossimità, turismo lento, questo tipo di turismo. Quindi complimenti, perché ho saputo che la nave è stata anche rimodernata, e quindi parte l'estetica bellissima, io ne farei una casa perché amo il mare, però io faccio i complimenti, non ho l'onore e il piacere di conoscere gli Aponte, però mi farebbe piacere fare una sinergia proprio creando un prodotto come tour operator del turismo lento, chiamato così, turismo lento. Esatto, grazie Presidente, grazie. Una grande realtà nel Golfo di Napoli si chiama Patrizia, questa imbarcazione che ci spiegherà il direttore di che cosa si tratta, perché è molto molto esclusiva. La ringrazio tantissimo, sì, si tratta innanzitutto di un recupero storico di un'imbarcazione degli anni 50 e soprattutto è stata resa uno yacht a tutti gli effetti, aperto a un buon numero di passeggeri per organizzare eventi soprattutto e passeggiate balneari giornaliere con partenza da Napoli, dagli altri golfi, cioè di Salerno, nel Golfo di Gaeta, possiamo raggiungere qualsiasi porto e partire da qualsiasi porto del Golfo. E sono giornate sia ricreative che culturali, toccando le località più interessanti della costa, quali Capri, le isole, la costiera amalfitana, Positano, Amalfi, Sorrento, e ci auguriamo che con questa stagione riusciamo a fare un buon risultato e un buon inizio, penso. Che altro posso dire? La nave sicuramente è super confortevole, silenziata e stabilizzata, ha a bordo servizio di ristorante alla carte, due bar, una piscina,
dei portelli spiaggette che permettono di farsi il bagno nelle baie più belle della nostra costa. Ovviamente ci sono servizi di docce e spogliatoi per chi voglia partecipare a queste gite. È anche una nave adatta a fare feste serali di qualsiasi genere, dall'incentivo aziendale alle feste private ovviamente. Roberto Flus Tramontano, il direttore, ci ha spiegato un pochino quella che è Patrizia, ma noi con le nostre telecamere approfondiremo l'argomento, quindi dalla BMT ci trasferiremo proprio perché non potevamo lasciare Napoli senza dare un'idea di quella che domani sarà Patrizia. Benissimo, la ringrazio tantissimo, a domani sera ci divertiremo tantissimo. Grazie. E dalla BMT non potevamo mancare allo stand di Procida, ed esattamente a Prochi Tour abbiamo con noi Rossella Florentino che ci parlerà di questa meravigliosa isola che sarà la città della cultura d'Italia. Quindi voi fornite servizi, prettamente servizi, quindi chiunque vuole approdare su questa meravigliosa isola potrà contattare Prochi Tour. Adesso Rossella ci descriverà i servizi che loro offrono. Salve, innanzitutto è un onore essere qui alla BMT e rappresentare fondamentalmente Procida, che sarà la capitale della cultura per l'anno prossimo, per il 2022, ma noi siamo già pronti e operativi. Prochi Tour è un'agenzia di servizi turistici che offre una vasta gamma di servizi appunto legati al turismo e tutto quello che può essere di supporto per conoscere la nostra splendida isola dal punto di vista culturale, naturalistico e di tutto ciò che ha la capacità di offrire. Procida è bella, si vende da sola, ma bisogna avere la mano giusta per farsi accompagnare. Quindi vi aspettiamo in numerosi e è stato un piacere, grazie. Benissimo, qui stiamo apprezzando i colori, ma soprattutto il sapore, abbiamo visto i limoncelli, i limoni e quindi ci sarà un mare strepitoso. E se vogliamo dare anche delle indicazioni per contattare e sapere appunto i servizi che voi offrite, dove si può accedere? Certo, potete accedere al nostro sito che è www.prochitour.it o .com, come preferite, e da lì avrete tutti i contatti per scoprire la nostra splendida isola. Quindi il turismo parte dalla BMT ed esattamente da questo stand parliamo quindi di eccellenze italiane e quindi nuovi itinerari che poi non sono nuovi ma sono veramente appunto rappresentano la cultura quindi in Italia, e non ci resta altro che aspettarvi tutti a Procida. Ciro Brancaccio, Casa Artigiani Procida, una realtà che farà molto parlare di sé perché nel 2022 sarà anche capitale della cultura. Allora, ci spieghi la mission di Casa Artigiani Procida innanzitutto. Sì, buonasera a tutti, sono Ciro Brancaccio, Casa Artigiani Procida. La mission di Casa Artigiani è accompagnare, aiutare e supportare le aziende che fanno parte del circuito nazionale di Casa Artigiani. Come delegazione siamo operativi con servizi e per assistere gli associati in tutto l'espletamento di quelle pratiche che sono dallo start-up alla continuità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, su cui noi basiamo tantissimo della nostra specifica attività. E diciamo che in questo momento storico c'è la ripartenza, quindi avrete un compito molto importante, però parliamo anche di questa bella realtà che tra poco sarà offerta culturalmente a tutti. Certo, noi chiaramente siamo contentissimi
di questo diciamo, traguardo che ha raggiunto Procida come capitale della cultura 2022, e siamo pronti a scendere in campo con la nostra diciamo, associazione, con i nostri associati, affinché Procida diventi effettivamente un punto di partenza focale importante per il turismo nazionale e internazionale. E noi di Voucher saremo testimoni di questa favolosa realtà, augurandoci di venire sui territori per mostrare quello che di bello voi potete offrire. Grazie mille. Grazie a lei e buona giornata, buon lavoro. Amici di Voucher, termina qui la nostra escursione alla BMT, dove veramente abbiamo seguito tutti gli eventi, vero Anna? Sì, abbiamo visitato gli stand sia d'Italia che all'estero, e quindi qui da Napoli c'è voglia di ripartenza da questa meravigliosa fiera in presenza dopo tanto tempo, e quindi noi di Voucher vi ricordiamo sempre che siamo Voucher, il turismo in onda!